trovati lettori del Risveglio Popolare, il giornale in edicola giovedì è pronto, la prima pagina è ovviamente pronta e noi siamo qui pronti a presentarvela come ogni settimana. Il Risveglio Popolare, il vostro settimanale, campagna elettorale in piena attività, i 5 candidati a sindaco della città di Ivrea, e quindi non potevamo non interessarci, dedicando delle pagine a questa avventura verso la poltrona di sindaco della città di Ivrea, e con tutti i candidati delle 14 liste che appoggiano o uno o l'altro candidato sindaco. Abbiamo rivolto delle domande uguali per tutti, perché lavorando sul territorio vogliamo sapere da ciascuno dei candidati come intendono risolvere quello o quell'altro problema dei cittadini, perché ovviamente la risposta non può essere uguale per tutti, e i nostri lettori e i cittadini vogliono sapere come si comporterà un candidato sindaco, un possibile sindaco, rispetto ad un altro. San Giuseppe Benedetto Cottolengo, un santo sociale della nostra regione Piemonte, a Feletto, nella sua colonia, tra virgolette, come ancora è chiamata oggi, è stato festeggiato nella ricorrenza del suo giorno di ricordo, appunto, liturgico. In basso alla prima pagina, a chi va se non passano le novità sul dormitorio, una iniziativa un po' così, insomma, la richiesta di far pagare non a chi dorme nel dormitorio per persone senza fissa dimora, ma ai comuni dove queste persone risiedono. Insomma, comunque, iniziativa che non ha avuto successo. Non abbiamo messo nella prima pagina l'incendio di mercoledì a metà giornata a Caluso, nello stabilimento del Caffè Giuliano, ma ne parliamo nelle pagine interne. Un evento triste, insomma, che comunque non ha provocato vittime, e dei danni sicuramente sì, e che è avvenuto appunto a Caluso. Nasce Assemblea Pubblica a Palazzo per discutere del deposito mine, una pseudo novità di questi tempi, perché il deposito non è lì da pochi giorni, è lì da tempo, ma adesso i cittadini sono venuti a conoscenza, vogliono saperne qualcosa in più. Definitiva ormai a Rivarolo l'assessora Schialvino è stata allontanata dalla giunta, anche lì una polemica non dell'ultima ora, si trascina da qualche mese. E poi nella giornata di giovedì un altro settore, un'altra compagnia di telefoni in crisi. Parlavamo nelle settimane scorse di Vodafone, in piazza oggi giovedì scendono i dipendenti di Wind. Il nostro editoriale, una biblioteca da condividere, vi lasciamo alla lettura informandovi che alla pagina 22 c'è un QR code da inquadrare con la vostra telecamera, vi rimanda al sito, ci sono dei tutorial che ci insegnano come usare bene il web, e anche ci parlano dei grandi temi ai quali siamo confrontati tutti i giorni. Grazie e buona lettura a tutti.